Buonasera, siamo qui nel padiglione donne della 69esima edizione della Fiera del Mediterraneo e ringraziamo un uomo illuminato, il presidente della Medi Expo, il dottore Massimiliano Mazzara, per aver istituito questo padiglione donne per la prima volta dopo 69 anni. E ringraziamo anche la dottoressa Angela Sclafani, il direttore artistico, per tutta l'organizzazione della Fiera del Mediterraneo e del padiglione. Oggi pomeriggio una scienziata della psicologia e della psico, appunto, la dottoressa Angela Ganci. La dottoressa Ganci è veramente una donna straordinaria, è un esempio per quanto riguarda lo studio della psicologia, ha scritto più di 20 libri, è una luminare della materia, è un'esperta in violenza sulle donne e tantissime cose che adesso ci dirà lei. Prego. Intanto grazie per l'invito, ok, sì, grazie per l'invito, per la possibilità di esprimere quello che comunque è un concetto importante in generale per la salvaguardia del benessere della donna, poi in generale dell'essere umano, quale quello della violenza. Diciamo, come introduzione alla violenza, il concetto è collegato molto al femminicidio, come si sente dire purtroppo dai fatti di cronaca, ed è proprio ogni azione di discriminazione verbale e anche gestuale, proprio fino a all'omicidio di un uomo verso una donna e si configura come violenza di genere. C'è la donna proprio in quanto donna, in quanto sesso femminile, quindi debole secondo la tradizione, diciamo secondo una cultura patriarcale, viene discriminata fino appunto all'estremo gesto omicidiario, ma si parte anche semplicemente da una derisione, quindi sono dei segnali di allarme che bisogna appunto avvisare, quindi se è possibile denunciare, perché appunto gli stessi segni denunciano una mancanza di rispetto proprio per la vitalità e per l'apporto che ciascun genere ha, ognuno per le proprie specificità. Quindi questo è importante. Dottoressa, lei è anche psicoterapeuta. Le volevo chiedere quali sono le terapie che vengono messe in atto nei casi di violenza sulle donne? Allora, diciamo che le terapie fondamentalmente sono diversificate per la vittima e per il reo, per il carnefice. Allora, per la vittima ovviamente sono delle terapie che si basano intanto su una presa di consapevolezza iniziale. Io sono appunto discriminata in quanto donna, intanto non me lo merito, perché molte donne non denunciano perché pensano di meritarsi questa sofferenza e questa umiliazione. Nel momento in cui io so di non meritarlo, anche per salvare i figli, perché anche i figli sono vittime a loro volta di violenza assistita, cioè assistono alle botte, insomma alle umiliazioni, e a sua volta posso essere vittime se stesse. Quindi la donna capisce che merita una vita migliore, che ha una possibilità e chiede aiuto, incomincia a chiedere aiuto, e lì la terapia è una degli aiuti, ma ricordiamo la rete sociale, le assistenti sociali, gli educatori, anche la parrocchia, tutti gli ospedali, tutti i sistemi. E si inizia a scavare all'interno proprio per cercare, attraverso una ristrutturazione cognitiva e un supporto sociale anche legale, di ritrovare quell'autostima la cui perdita è proprio la causa dell'accettazione di queste violenze reiterate nel tempo. La violenza, è importante dirlo, è sempre intergenerazionale e trigenerazionale, cioè non parte mai da un uomo verso una donna e si ferma lì, ma viene acquisita. Il bambino vede la donna, la madre che viene, in questo caso, cioè, donna battuta, questo era un termine che usava molto ai tempi della psicanalisi, e normalizza il comportamento, è normale che mia madre, e quindi diventa anche lui aggressore in alcuni casi. Quindi dobbiamo spezzare questa catena attraverso il rispetto. Per il reo devo dire che è più complessa la terapia, perché il reo non si rende conto della violenza, mancanti di empatia e manca quindi di insight, cioè manca di consapevolezza. Quindi è più facile, ecco, di guarire la vittima con lei si faccia aiutare. Quindi il reo è già più complicato, ci sono dei casi ma sono residui. Lei è appunto un'esperta, ha scritto tantissimi libri, più di 20 libri. Ce n'è uno in particolare che è dedicato alla storia di una donna? Sì, tra questi due libri, in particolare questo 11 mesi che ho portato, e questo è un romanzo, parte da una storia vera, da un caso di abuso sessuale da una bambina che poi diventa donna,
l'ho portato in quanto è in parte una storia vera, però nota come la violenza che parte dalla più tenera infanzia porta le conseguenze per tutto l'arco di vita, si parla proprio lifespan, tutta la vita, quindi più precocemente diagnostichiamo, più precocemente interveniamo e più precocemente questi segni si possono attutire, ma la ricerca ha dimostrato che questi segni restano a livello fisico, psicologico, anche biologico, rimangono un po' per tutta la vita, quindi più precocemente ci si attiva, incubi, flashback, disturbi alimentari, disturbi del sonno, sono tutti caratteristiche, conseguenze di questa violenza. Per esempio atteggiamento sessuale promiscuo, quindi anche rapporti sessuali non protetti, si parla oggi anche di malattie, quindi malattie anche mortali, e difficoltà nella relazione, difficoltà in quell'aspetto romantico e sentimentale che è importante quanto ovviamente quello dell'autorealizzazione. Dottoressa, le vorrei chiedere quali interventi a livello socio, anche perché lei è una giornalista, anche una criminologa, anche quali altri interventi potrebbero essere implementati dal punto di vista socio-operativo per evitare che ancora si perpetuano questi episodi di violenza, ancora di recente anche a Palermo, ma ovunque ne sentiamo. Prego. Allora, ci sono intanto interventi legislativi anche sul codice rosso che è stato implementato, sì, pensiamo a questo in seguito anche a omicidi particolarmente efferati, che hanno, cioè la cronaca lo dice, non c'è bisogno che lo ripeta io, che aiutano anche psicologicamente a sapere che qualcuno come lo Stato ti protegge. Ovviamente non sono risolutivi, perché sappiamo che anche l'aggressore può bypassare tranquillamente la distanza di sicurezza, non è mai abbastanza, sappiamo le falle a volte legislative, ci sono state, speriamo che non ci siano più, però io dico sempre la comunità che aiuta, cioè il sapere che il vicino sa, il sapere che qualcun altro sa, a scuola che c'è un maestro, una persona di riferimento a cui ti puoi confidare, non devi aspettare che arrivi lo psicologo, lo psichiatra, perché è tutta una rete, quindi avere fiducia, e la fiducia è qualcosa che viene minata molto quando si subisce un abuso negli anni, perché parliamo di situazioni degli anni, ne parliamo perché non è un'occasione, l'abuso inizia da piccolo e continua proprio molto probabilmente tutta la vita, quindi avere la consapevolezza che intanto il 1522 è il numero, diciamo, questo sociale, che sicuramente aiuta, ma oltre a quello c'è l'aspetto legale, l'aspetto psicologico, l'aspetto comunitario, l'aspetto dei amici, dei parenti, di quelle persone che ti danno quella forza di sapere che c'è altro oltre all'unica cosa che tu pensi di meritare, ovvero quella umiliazione, ecco. Spero di aver risposto. Dottoressa, lei in questo libro Pianeta Salute affronta tanti disturbi, tra cui ci sono anche dei disturbi che discendono da chi ha subito violenza, ce ne parla? Questo libro, diciamo che magari su alcune parti sullo stalking proprio riguarda più propriamente aspetti collegati alla violenza e al femminicidio. Lo stalking è ovviamente subire reiterati appostamenti, messaggi indesiderati, eccetera. Allora, diciamo che uno dei sintomi più importanti, ma l'ho accennato, i flashback notturni, sentirsi perseguitati fino alle paranoie, non posso uscire, e di subire di panico o post-traumatico da stress. Ma quello che è importante è che questi sintomi persistono e la ricerca l'ha messa in evidenza anche anni dopo la fine della persecuzione. Abbiamo un'allerta, la persona si sente perseguitata anche quando obiettivamente non c'è nessuno, ed è sempre uno stato di iperattivazione. Sul chi va là, con un piccolo suono, scatta come non mai. Immaginiamo al lavoro, nella vita sociale, quali implicazioni ci possono essere, quindi ripeto, sono situazioni che poi vanno monitorate anche da un punto di vista biologico attraverso la medicina, tecniche di rilassamento, yoga, quello che vogliamo, quindi di fronte a problematiche che risalgono, ripeto, al trigono nazionale, mio nonno, mio trisavolo, mio padre che agiva violenza, e quindi io che la ripeto, perché abbiamo questa ripetizione, il modo per spezzare la catena è trovare il momento in cui proprio ti senti pronta per tanti motivi, ecco, a reagire, e poi da lì gli aiuti li trovi, nel momento in cui tu sai che ti puoi fare aiutare e accetti l'aiuto e ti fidi, a volte è proprio un salto nel vuoto il fidarsi per le vittime, però si accende quella luce, quella speranza, e poi tutto è molto semplice, basta denunciare la prima volta, insomma. Allora, se
a parte le denunce, quelle che vengono ritirate per i motivi, sappiamo che la donna ha pure paura, paura di essere ritorsioni, però dico, dobbiamo sempre pensare che questa comunità è insieme aiuti e insieme alla legge che per fortuna sta migliorando veramente in tanti aspetti. Lei ha lavorato in diversi centri proprio anche antiviolenza, ha dato tanto apporto, tanto supporto a tante donne. Qual è l'episodio che le è rimasto particolarmente, diciamo, indimenticabile? Senza averlo preparato, c'è effettivamente un evento che mi ha fatto un po' capire, a parte comunque la teoria aiuta a capire, poi nella pratica ti rendi conto che i casi sono sempre diversificati, però una donna che aveva chiesto un aiuto comunque con una consapevolezza, devo dire, anche alta del problema, che però anche mi mostrava video anche dei figli che venivano coinvolti in questo tipo di violenza, però di fronte alla necessità di entrare in una terapia che potesse riguardare 2 volte a settimana piuttosto che 3, insomma costante, era tentennante sul come il marito avrebbe reagito, su quello che avrebbe fatto, insomma alla fine l'impegno in quel momento non l'ha potuto prendere con una terapia costante, per dire che esistono delle fasi in cui non sei ancora magari pronto a uscire fuori da tutto un sistema, qui ancora la presenza di quell'uomo, di quell'aggressore è veramente forte, e allora in questo caso la donna deve essere più aiutata a denunciare, deve essere più aiutata proprio a capire che ce la può fare e non deve essere lasciata sola, questa è una cosa molto importante. E, fortunatamente di fronte al fatto che molti bambini, nella maggior parte dei casi, la donna trova una forza inaudita, quindi la letteratura lo dice, magari quando finché subisco vado in ospedale faccio finta che l'occhio non sia provocato dalla caduta delle scale e non dal mio coniuge, lo faccio, ma quando sono i bambini non li deve toccare nessuno, quindi questo è qualcosa che la maggior parte dei casi spinge una donna. Allora, nel tentativo di far questo processo avvenga prima, i casi in cui la donna denuncia superano delle fasi, diciamo, di come quando si apre gli occhi, allora alla fine. Però ecco, dobbiamo anche noi come operatori accelerare il passo attraverso cui la donna poi riesca ad agire. Però nelle prime fasi, ripeto, come mi è capitato, non è semplice, la donna tentenna e lì bisogna insistere la comunità, insistere anche gli amici, quelli che insomma che sono più vicini. E poi nel momento in cui appunto c'è questo aiuto da tante parti, sicuramente nel momento della denuncia c'è un'esplosione e quindi l'accelerazione verso appunto rifarsi una vita è sicuramente più, cioè avviene un momento, cioè la fatica è quella di fare il passo verso la consapevolezza che si può avere una vita migliore. Nel momento in cui questa consapevolezza avviene, allora immediatamente c'è un capovolgimento. Grazie dottoressa. Un'ultima domanda, non è una domanda, l'ultimo messaggio. Cosa vuole dire alle donne di oggi? Ecco, il suo messaggio, dottoressa. Dunque, le donne di oggi. Le donne di oggi dico intanto di come genere femminile, di valorizzarsi e neanche di omologarsi e quasi volendo imitare il genere maschile. Cioè, noi abbiamo fatto una rivoluzione nel 68 che ha portato adesso avere il diritto di voto, tanto anche le quote rosa più o meno, però nella consapevolezza che siamo uguali come diritti ma anche diverse come genere, quindi né tentare di essere assolutamente uguali agli uomini perché si è diversi biologicamente e continuare a lottare per i propri diritti assolutamente, è quello di fare, operare, perché le proteste sì, vanno bene, ma nel momento in cui ci si unisce effettivamente si dà un risultato, il risultato è quello che premia a prescindere, quindi significa associazionismo, questi momenti di informazione e coinvolgere anche i figli fin da piccoli, cioè addirittura prima di nascere, in questo coinvolgimento nel rispetto del io e rispetto a te sono assolutamente uguale, ma io come uomo, ma io come extracomunitario, io come omosessuale, cioè parliamo comunque di una violenza che avviene non solo nei confronti delle donne, ma in quanto persone deboli, tra virgolette considerate inferiori, diciamo, la donna classicamente inferiore, la persona omosessuale classicamente inferiore, oppure extracomunitario classicamente inferiore, ribaltare una concezione che a me si è ribaltata, che siamo uguali nella diversità. Quindi se io mi aspetto e avviene che se un uomo discrimina una donna in quanto tale, discriminerà una persona omosessuale in quanto una diverso orientamento, discriminerà una persona di colore perché non è italiana, quindi è questa
xenofobia, omofobia, fobie varie, non è opportuno che si trasmettano, si proiettino, perché significa fondamentalmente un'umanità che si autodistrugge, come purtroppo avviene in alcuni casi. Questo è quello che vorrei trasmettere. Grazie dottoressa, ringraziamo la dottoressa Angela Ganci per averci onorato al Padiglione Donne. Grazie di cuore, buonasera.